Al nostro Tritavolte c'è lei che insomma è giornalista impeccabile, moglie e madre imperfetta, dice lei, ma felice, poi capiremo meglio, molto elegante, molto glamour, alla volta buona, Cristina Parodi. Cadi dal cielo come un capolavoro, prima di te non c'era. Com'è la sensazione? Io quando sono tornata ero un po' emozionata. Sempre bello, sì, ritrovare questi posti, ritrovare tanti amici, tante persone che lavorano anche dietro le quinte, oltre che davanti, e quindi felice di essere qua con te. E sei entrata sul capolavoro, ti piace la canzone del volo a proposito di Sanremo? Sì, mi piace. Vero? Mi metto qua? Sì. Ok. Beh, devo dire, sì, mi è piaciuto tutto Sanremo quest'anno. Un po' più qua per le luci. No, ecco, non vorrei mai. Cioè, sai con me, poi dicono, ah, Cristina non eri illuminata, Caterina sì, tu no, sai quelle cose. Guai. Ma Sanremo tu lo segui, ti piace? Sempre, appuntamento imperdibile. Devo dire, proprio mi prendo quella settimana e se c'ho un impegno la sera. Oh. Mamma mia, Cristina, una di noi, brava. Sì, Sanremo sempre. Allora, io vi dico che il nostro Tritavolte è acceso, ma è un Tritavolte con un impegno sociale. Vero. Perché tu sei qui come testimonial di Dinamo Camp, fanno delle cose bellissime e il numero per poter donare è il 45595. Donare però per cosa? Allora, per Dinamo Camp, che è una realtà meravigliosa, che io sostengo da tantissimo per chi tempo, non conosce. Perché intanto lavora per i bambini, è un dispensatore di felicità per i bambini. Ovviamente parliamo di bambini e adolescenti che soffrono di patologie gravi o croniche. In che modo dispensa felicità? Li fa divertire attraverso questo progetto di terapia ricreativa che permette loro di vivere un momento di spensieratezza, facendo fare loro anche delle cose abbastanza spericolate, perché parliamo di arrampicate, anche con la sedia a rotelle, ti voglio dire. Che bravi! Ippica, nuoto, oltre che ovviamente teatro e circo. Cioè permette ai bambini che normalmente soffrono, devono affrontare delle terapie, di essere felici, di divertirsi. E noi sappiamo benissimo che i bambini sono dei pazienti un po' speciali, che hanno bisogno non soltanto delle medicine, ma anche di quell'energia, no? Per poter affrontare un percorso difficile. Quindi fa un grandissimo lavoro per i bambini e per le loro famiglie, perché non dimentichiamoci, le famiglie che hanno dei bambini che soffrono in questo modo non sempre riescono a vivere bene. E questo dove avviene? Avviene nel centro di Dinamo Camp, che è un posto straordinario. Abbiamo visto le immagini, insomma, all'interno molto bello. Di un'oasi naturale sulle colline di Pistoia, bellissimo, dove i bambini vanno in vacanza e veramente ritornano che sono cambiati. Tutto questo però c'è bisogno anche di soldi per poter ovvio, far andare tutte. Perché tutte queste terapie, tutta questa terapia ricreativa ovviamente non costa niente alle famiglie. È gratuito. Ed è possibile realizzarla grazie all'aiuto e al sostegno di chi come me così, è vicino a Dinamo Camp. Quindi facciamo così, Tritavolte voi donate a 45595, cominciate da adesso così. Perfetto, bravissimi. E allora secondo voi Cristina Parodi, suspense, Daniele. Devo scegliere? Chi è che triterà tra il super tennista Bjorn Borg di là ed Enrico Mentana? Allora cerchiamo di capire come mai queste due persone sono a confronto. Partiamo dal più grande tennista, tra l'altro ex marito di Loredana Bertè. Certo. Voleva andare in Svezia per rivedere anche il suo ex marito, poi è arrivata seconda e non ci va. E vabbè. Che c'entra lui nella tua vita, scusami? C'è qualcosa c'entra, che non c'entra, sappiamo? C'entra moltissimo, perché io fino a 20 anni ho giocato a tennis e proprio per me il tennis è stata una vita, una palestra, un'esperienza meravigliosa. Non soltanto ho giocato a tennis a livello agonistico, ma... Che bella che sei come tennista, pure come tennista, Cristina! Cioè... Ma io ho iniziato a lavorare nei tornei di tennis internazionali che c'erano in Italia, a Milano e a Roma, e facevo la speaker in campo.
perché io adoravo il tennis e quindi in queste occasioni io ho potuto ovviamente conoscere tutti i tennisti più importanti del mondo, parliamo degli anni 80. Come avresti commentato allora Jasmine Paolini, visto che ha vinto a Dubai questa ragazza di 26 ma anni? Ma un periodo straordinario per il tennis, oltre Sinner adesso abbiamo anche una tennista donna bravissima, meravigliosa. No, veramente, facciamo i complimenti a questa ragazza. E devo dire che è sempre importante avere un punto di riferimento. Per me allora c'era Panatta, ovviamente, che vinceva i tornei, la Davis, eccetera. Però il mio mito era Bjorn Borg, perché era fighissimo, perché giocava a tennis con un tennis anche diverso dal solito, era così. L'hai mai conosciuto? Sì, certo, io li ho conosciuti tutti, perché io stavo lì nel campo mentre loro giocavano e dicevo alla destra dell'arbitro Bjorn Borg e raccontavo tutti i suoi successi, alla sinistra Guillermo Vilas o McEnroe, eccetera. Quindi per me è stato... Quindi vorrei tritare Enrico Mentana, no, che è stato colui che ti ha messo alla conduzione prima delle ore 13, poi delle ore 20, tutto nacque con lui. Diciamo che il periodo del tennis, io poi ho cominciato a fare la giornalista sportiva, occuparmi di tennis, poi in televisione mi sono occupata di calcio e poi è arrivato Enrico Mentana e lì ho realizzato invece il mio sogno e il mio obiettivo, che era quello invece di occuparmi più di news, quindi aprire diciamo ad altri temi la mia passione per il giornalismo. E quindi Enrico, Cristina, devo dire che mi ha cambiato la vita, mi ha dato molta fiducia quando a 27 anni ho iniziato il TG5 come conduttrice, ho fatto delle cose bellissime con lui, è stato un direttore meraviglioso. Quindi... Ma scusa, direttore meraviglioso, ma cioè, ci sarà stato qualche... qualche discussione in redazione, qualche confronto con il direttore Mentana. Enrico non è una persona facile, ecco. È un direttore super esigente. Ti ha sgridato qualche volta? Sì, certo. Ti ha messo in punizione? No, punizione no. Sono bambini. Punizione no, però insomma durante le riunioni di redazione con Enrico ce n'era una per tutti, ecco. Lui doveva sempre avere l'ultima parola e insomma in maniera anche abbastanza tosta. Ti ha fatto come piangere? No, piangere no. No. Devo dire... Allora non è così. No, però come tutti i grandi direttori, no, non è una persona facilissima. Detto questo, a me ha insegnato tutto. E tu te ne sei andata dopo un po', però? Dopo un po' me ne sono andata, sì. Cioè, ma no. Perché io dopo un po' voglio cambiare, voglio provare cose diverse, quindi... Insomma, non rinnego niente di quello che ho fatto, però è stato bello anche passare dal TG5, ad esempio, a Verissimo, che è stato il primo programma di infotainment. E quindi devo dire che chi è stata la tua volta buona? Il tennis che ti ha fatto poi diventare giornalista oppure Enrico Mentana che ti ha messo in video? Chi dei due? La tua vera volta buona? Beh, direi Enrico Mentana e il TG5. E quindi chi triti? Quindi, trito Bjorn. Direi proprio di sì. E nel frattempo però, grande appassionata dei reali, e incontri anche Lady Diana. Guardiamo questo filmato. Lady Diana è una persona che ho seguito molto, di cui mi sono appassionata, di cui ho scritto e detto molto, perché al TG5 allora, anni 90, era il periodo proprio di tutti i problemi sentimentali, i divorzi, ma anche dell'emergere di questa figura straordinaria di principessa moderna che cosa a me ti disse? Ha molto colpito. Ma io ho avuto un incontro ed era una cosa abbastanza speciale perché ovviamente lei non incontrava la stampa, ma io presentavo un convegno a Rimini dove lei era ospite come relatrice.
E allora avevo chiesto all'organizzatore se potevo almeno incontrarla privatamente, non da giornalista perché non avrei potuto pubblicare niente, però è stato, insomma, per me molto, molto interessante riuscire a parlare con lei un quarto d'ora e le hai chiesto dei chiedere, figli? Sì, certo, le ho chiesto dei figli, insomma, non si potevano toccare argomenti scabrosi. Però ecco, dei figli mi ricordo che lei mi disse che non riusciva a poterli godere così tanto quanto avrebbe voluto, ecco, che, perché uno non lo immagina, ma insomma la vita di una principessa reale inglese è fatta anche di mille impegni, di un accanimento della stampa veramente pesante. E quindi mi disse proprio questo, dei figli che avrebbe voluto star di più con loro e che però insomma cercava di crescerli e di insegnare loro che la cosa più importante era l'amore. E questo insomma mi ha colpito, ecco, mi ha fatto capire che avevo di fronte una donna alla fine semplice, umana, con dei valori belli, no, di famiglia. La foto di te dietro a Lady Diana mi colpisce, sì. Mi colpisce perché si vede questa donna, anche dopo tutte le cose che ci stai raccontando, questa sorta di confessione, perché appunto non era un'intervista poi pubblica. No, assolutamente. Era proprio un incontro tra due donne, ovvio, lei principessa, futura regina consorte, tu giornalista, però tu madre, lei madre, e lei la cosa che voleva di più è stare con i figli. Mm-hmm. Questi figli che poi lei non potrà vedere crescere perché se ne andrà. E ti colpisce come nella vita tu guardi questa persona, mi mettete la foto di TD con Cristina Parodi, grazie. E tu vedi che in realtà la vita di questa donna è finita per sempre. Quanto è stata invidiata Lady Diana? Invidiata sì, ma anche secondo me ricordata come una persona che in qualche modo ha cambiato un po' la realtà della monarchia, cioè per la prima volta è stata quella che ha fatto capire che anche tra i reali gli amori finiscono, si soffre, che sono persone come gli altri, con gli stessi identici problemi. Lei è sempre stata tradita dal marito, del quale pure almeno all'inizio era innamorata, era una donna sostanzialmente infelice, che si realizzava nel seguire ad esempio progetti umanitari importanti, si realizzava nell'amore per i suoi figli. E allora tra l'altro era il 96, quindi lei morì poi l'anno dopo e io non ebbi più occasione di incontrarla. Però era una donna che si impegnava per gli altri e che secondo me ha cercato di fare al meglio, di svolgere al meglio quel ruolo difficile. E a proposito di impegno per gli altri, ricordiamo che Cristina qui Dinamo Camp per quei bambini meno fortunati che però possono fare delle cose bellissime, straordinarie, che senza Dinamo Camp non potrebbero fare. 4, 5, 9, 5 per permettere ai bambini di vivere delle esperienze straordinarie. Ve lo dico perché siamo al nostro secondo tritavolte, okay. Perché la vita di Cristina Parodi si divide, potremmo dire, tra una Milano da bere, che in realtà poi sì. Milano, Bergamo, comunque Nord Italia, e Formentera. Ah, vabbè. Cioè, qual okay. è la vita vera, quella che Cristina vorrebbe vivere tutti i giorni? È che vorrei dire tutti i giorni Formentera, ma in realtà per forza è Milano. Magari non più la Milano da bere, ma la Milano da bere ormai era quella degli anni 80 quando studiavo a Milano con le mie amiche. E allora lì sono stati veramente degli anni straordinariamente divertenti. Ma tuo marito l'hai conosciuto lì? Oppure io a Roma? L'ho conosciuto sì, lì poco dopo, diciamo. Io negli anni 80 studiavo a Milano all'Università Cattolica e vivevo in una casa enorme con altre 8 ragazze. No, è una comune? Una comune, cioè, una comune di ragazze meravigliose, tutte alla ricerca del loro futuro, no? Per cui era molto bello, al di là dell'università, poi vedere che cosa avremmo voluto fare. Ci divertivamo da pazzi, uscivamo tutte le sere. Anche il lunedì uscivamo in autobus. Ovvio, perché certo. Lunedì che c'ha contro? Beh, perché il lunedì è una serata un po' da stare in casa e invece noi ci ricordavamo che anche il lunedì sera uscivamo sempre. Però la mattina alle 9 sui libri, in università a studiare. E lì ovviamente abbiamo conosciuto tanta gente e poco dopo io iniziai a lavorare in Mediaset e conobbi Lee Giorgio, sì, era gli anni, forse il 90. Allora questo te lo dedichiamo. Wow. Migliori anni della nostra vita,
vita. Questa canzone mi commuove sempre, è bellissima. E la canzone o sono le foto, rivedere la tua vita davanti? Tutto, tutto, sì, però questa canzone, la musica crea un'emozione fortissima e certamente sono stati anni bellissimi, dall'inizio del matrimonio con la coroncina che sembrava Ilona Staller, di quella mi sono un po' pentita, però tutto... Ma io ero così molto hippie, no? Uno stile molto, avevo un abito tutto molto sciolto, c'erano gli anni proprio di quel mood e poi di tutto quello che è venuto dopo, di quello che abbiamo costruito, delle nostre carriere, dei nostri figli soprattutto e del fatto di essere ancora qui dopo 27 anni. Quanta fatica? Sì, bisogna impegnarsi, Caterina, lo sai bene, anche tu, bisogna impegnarsi, ma è un impegno bello perché è la nostra vita, è bello viverla, andarsi incontro, essere sempre di supporto uno per l'altro e soprattutto dare ai figli un bel esempio, è quello che abbiamo cercato di fare. Mi ha colpito perché tu hai detto, io sono una mamma imperfetta ma felice. Io sono una mamma che ha sempre lavorato come una pazza, per cui quando avevo i bambini piccoli e dovevo lasciarli, anche per venire a Roma, io ho lavorato tanto a Roma, sia col TG, sia quando ero qua in Rai, e con dei sensi di colpa profondi. Oggi come sono quei sensi di colpa? Parliamo di oggi rispetto al passato. Oggi quelli non ci sono più, nel senso che i miei figli sono grandi, vivono oramai la loro vita, non sono più a casa. Ti sei mai confrontata con loro tre... di quando tu eri fuori al lavoro? Sì, cioè dimmi com'è il dopo, Cristina, dimmi. Usiamo Cristina Parodi. Un po' me lo rinfacciano, bene. Un po' me lo rinfacciano ancora. Cosa ti dicono, Cristina? Mi dicono che loro erano lì a casa e io invece andavo a Roma e loro non c'era e io e insomma rimanevano da soli, ho dovuto anche prendere un gatto per farmi perdonare di questo, che ovviamente poi i figli se ne sono andati via, i gatti sono rimasti e vabbè, sono un impegno in più. Però secondo me la cosa che loro hanno capito è che comunque al di là del lavoro io c'ero sempre e così anche Giorgio, che devo dire lavorava anche più di me. Per cui l'esempio di due persone che si amano, che lavorano, che hanno fatto una famiglia e che sono presenti per loro comunque sempre. E comunque anche se una famiglia allegra, no? Voi non vi prendete tanto in giro. Cioè io ho un filmato di voi tutti che cantate. Ma cioè, noi non è che, siamo molto, non è che molto siete tutti canterini. Ecco, no. Molto canterini. Non è che siete come così Giannis, ma no, come Giannis no. Però devo dire che la musica nella nostra famiglia ci piace cantare sempre, sì. Male. No, vabbè, allora, mio fratello ha da anni una band con i suoi figli e quindi quando siamo insieme poi anche i miei figli cantiamo tutti. Non è male comunque. Sì, sì, sì. C'è di peggio, Cristina. Se vuoi lo rimando. No. Allora dimmi chi triti. Allora devo... mamma mia. Allora, detto questo, abbiamo parlato di Milano e vabbè, Formentera è arrivata dopo, è il sogno, è il posto dove insomma mi piace andare a rilassarmi. Tra la Milano da bere e Formentera, se proprio nei miei sogni. No, stai tritando Milano, fallo. Trito Milano? Ma sì, dai, trito Milano, via. Dai. No, però, dovete donare, eh.
Infatti, cioè, prima di fare questa mossa... Cioè, noi critichiamo pure il Duomo, però voi dovete mandare degli sms solidali. Perché Dynamo Camp è sia fisso anche a Milano e tra l'altro questo progetto di terapia ricreativa gira in tante altre città italiane, perché un conto è arrivare sulle colline pistoiesi, un conto le famiglie che ne hanno bisogno, certo, in tante città. E quindi è bene sostenere Dynamo Camp e questo progetto. E io serenamente trito Milano. Beh, allora io mi chiedo, tra uno studio televisivo e Coco Chanel, mamma mia, la signora Cristina Parodi cosa tiene e cosa trita? Perché questo studio è stato a casa sua per un po' di tempi e c'è stata una persona accanto a te che oggi ti dice questo. Subito che non è che ci siamo montate la testa, non vogliamo provare a fare le subrette perché non ne siamo capaci, però non abbiamo resistito a non cantare questa canzone. Io vorrei andare controcorrente, vorrei offrirvi una parte della domenica con un'ora di emozioni forti e positive. Io sono la matricola più matricola di tutti, perché arrivo adesso in Rai, in questo studio, per me, via Teulada, la Rai, insomma, un'emozione grandissima. Io ci arrivo proprio in punta di piedi. E spero di fare un bel lavoro, sono contenta di essere qua, insomma ci abbiamo lavorato tanto, sì, e speriamo di fare un programma che piaccia. Ciao Cristina, ciao Caterina, sono qui Cristina per farti la sorpresa, mi ricordo di tutte le cose che abbiamo fatto insieme dal 1996, era il 96, ma soprattutto per farti una domanda, ce l'hai ancora le guissar? Ce l'hai ancora quelle guissar? Tutte colorate e la tua piccola scarpiera umile e modesta ci sono ancora? Questo lo sapevo. Ciao, grande abbraccio. Noi qui Sar. Allora guardiamo i piedi di Cristina Parodi a questo punto. Devo dire che Marco è una persona... Ma che domanda ti ha fatto Marco Lione? No, adesso ti spiego, perché Marco è una persona meravigliosa. È un bravissimo conduttore, è stato meritato bellissimo lavorare con... meritato questo successo meraviglioso, bravissimo, l'eredità, bravo Marco! Però di moda non capisce niente, no, è la moda proprio non è il suo forte. Marco, infatti ogni tanto gli davo qualche consiglio di look, eccetera. Adesso per devo questo dire... è vestito sempre di blu? È sempre, per non sbagliare. Ma è giusto così, perché gli uomini secondo me devono usare meno delle donne. E io invece devo dire, alla Vita in Diretta sfoggiavo tantissimi look e a un certo punto era anche il periodo in cui andavano molto di moda i cuissar. Cosa sono che i cuissar? Sono gli stivali alti. No, te li mettevi a Vita in Diretta? Evidentemente sì, me li sono messi una volta, Marco è impazzito. Cioè, e quando gli ho svelato anche il nome, questo cuissar, si vede che gli fantasticava qualcosa. E allora c'è questa gag che tutte le volte mi chiede dei cuissar. Ma che io non metto più perché adesso non sono più tanto di tendenza. Ma questa cosa è troppo divertente, sì, sì, hai sì, capito sì, sì. Marco? Marco adorava queste... Quindi tu li hai ancora ma non li indossi, no, perché non sono di tendenza. No, in questo momento no. Quindi Marco non regalarli neanche a tua moglie, per carità. Ecco, diamo un consiglio a Marco e ai mariti, cosa regalare ai ragazzi, cioè... Allora, dalle ultime sfilate, sì, c'è stata adesso la Fashion Week, comunque sono tornati molto i tacchi bassi, lo so che gli uomini li odiano, però... Tanti look, cioè a noi invece ci piacciono moltissimo. Femminismo, facciamo look, come vogliamo. Abito lungo con la scarpa bassa o piccolo tacchettino, cioè i tacchi si sono abbassati. Scusate, ma questo è. Ah, intanto scusa, mentre tu parli, mentre tu triti, abbiamo preparato delle immagini di te sui red carpet meravigliosi, wow, quindi vorrei farveli vedere a casa, davvero, perché una Cristina Parodi sempre molto elegante. A questa Venezia. Mentre tu pensi a chi tritare, Venezia, noi ti guardiamo. Venezia. Porca. Cara Cristina, perché adesso sei diventata anche stilista con la tua amica mia Daniela. Socia, certo, imprenditrici della moda. Sì, anzi, questa è la mia vita oramai da 3 anni a questa parte. E quindi tra la televisione e la moda, allora, la televisione insomma rimane una parte della mia vita importantissima, chissà, chi lo sa, mi piacerebbe magari tornare a fare un programma di moda, quello bello. Sì, quello sì, ma fatto bene, molto interessante, ecco, la moda è parte della mia vita. I sorsi di stile sono fatti molto bene, io ti seguo sui social. Sì, infatti è una prova, è una, vero?
E quindi, boh, in questo momento, non lo so, è difficile perché mi piacerebbe riuscire a... Cioè, fanno parte tutte e due della mia vita. Secondo me, se ti triti, cioè se tu triti te stessa, arrivano più sms a 45595. Dici? Mi sento questa cosa. Non puoi tritare Coco Chanel. No, Coco Chanel adesso obiettivamente non si può tritare. Io trito me stessa, se voi ovviamente generosamente contribuite a Dinamo Camp, che invece di tritare dona felicità a tantissimi bambini malati. E allora via! Vai che si trita! Oddio! Dicono su Cristina Parodi, su tutte le cose che ci ha raccontato, dicono, hanno donato Fabrizio? Sì, io l'ho fatto, l'ho fatto proprio sia con il nostro, i due cellulari che abbiamo a disposizione ed è bello. Ah, quindi dire ha pagato la RAI in realtà? No, uno mio, uno RAI. No, a volte può succedere, perché ci sono capitato anch'io, magari il vostro piano tariffario avete magari la ricarica un po' bassa, quindi non riuscite a fare la donazione, basta ricaricare, riprovate e sicuramente riuscite, perché l'ho fatto proprio io adesso. E che dicono? Cose bellissime, dicono Cristina Parodi, donna di classe pura. Vedendola mi sembra proprio che va avanti e più migliora. E qualcuno come il vino. Dice, come esatto, il vino. Come la Milano da bere. Esatto. Che lei ha tritato. Formentera vince su tutti. E poi che bello rivedere in TV Cristina Parodi. E ti mando grazie, un grande abbraccio. Grazie davvero a tutti. E grazie Caterina.